Allora, questo è il secondo giorno. Ieri avete visto che sono stati catturati un po' di arpalini. Adesso, oltre a dare un'occhiata se è caduto qualcos'altro, ma mi sembra proprio di no, ho deciso di mettere i tetti. Perché visto che il meteo segnala possibilità di piogge, non ho voglia di andare a togliere i vasi per evitare che ci piova dentro, quindi adesso li sistemo, vi faccio vedere come li sistemo sopra a questi vasi. Ecco, Una volta sistemato il tetto, questo è il risultato. Guardandolo dall'alto, vedete che è coperto. Se lo guardiamo dal lato, vedete com'è fatto. Praticamente è un quadrato di vetroresina con quattro fori ai quattro vertici e ci ho infilato quegli stuzzicadenti, quelli da spiedini. Questi vanno a conficcarsi per terra e lo tengono in posizione in modo che non ci piova dentro. E adesso vado a metterli anche sugli altri due. ok, il secondo vaso continua inesorabilmente a essere vuoto. Adesso lo sistemo e ci metto un altro tetto. Sto riscontrando dei problemi con dei fori fatti troppo stretti che mi stanno spaccando tutti gli stuzzicadenti. Quindi vi consiglio di fare dei fori non proprio giustissimi di diametro, ma almeno un pelino più grandi. E anche questa l'ho sistemata. Ormai c'è un bel tepore fuori, anche se per il calendario non è ancora primavera, ci siamo. Ci siamo e come vedete ci sono. C'è il nostro vecchio amico Lamium purpureum qui. Violette un po' sparse dappertutto e siamo arrivati al terzo vaso. Vediamo cosa c'è, se c'è qualcosa. Ci sono un po' di ragni dentro. Questa è una zona molto amata dai ragni. E adesso andremo a sistemare anche l'ultimo tetto. Ok, sistemato anche l'ultimo. Ovviamente dovete lasciare un po' di spazio perché chi vuole caderci dentro ci possa passare. Ok, i tetti sono sistemati e noi ci vediamo al prossimo controllo, diciamo, dai, che avverrà tra qualche giorno. State in campana e siate esattamente come questo tetto.